La storia può essere polverosa e noiosa, ma può essere anche molto divertente e anche molto ironica. Non c'è dubbio che sotto le zolle della terra si nascondano le vene d'oro. È questa serie di curve, che sono delle curve che intersecano tutti i punti del quinto acuto e che la loro caratteristica è quella di essere equidistanti dalla volta della vela opposta. Ecco, questa è la situazione che trova. Lui deve costruire un cantiere su questo ottagono. Questa struttura alla fine diventa una struttura scatolare, su una concezione molto moderna. Ecco, vi faccio vedere velocemente che in questo modo io posso girare, appunto, come diceva Gianluca, posso girare intorno e ottenere il punto di vista che a me interessa di più per fare le mie osservazioni, per fare i miei calcoli, per utilizzare, per avere un punto di partenza. Ecco, questa centina chiaramente salirà, cioè verrà posta qui, poi qui, in maniera da avere una tracciatura affinché le orizzontali siano assolutamente regolari. Pericolò, cioè cadde, il Tempio di Siena per credere a uno fantastico senza nessuna ragione. Come vedete, qua vi sto facendo vedere molto velocemente l'evoluzione del modello 3D che ho dovuto fare per realizzare la cupola interna e quella esterna. Questo è soltanto parte del primo spicchio. Dicevi Gianluca che i mattoni, ecco, proseguono anche nei costoloni, sì. Quindi traversano il costolone e si legano alla vela successiva. In questa prima animazione la costruzione, diciamo così, storica della cupola, quindi un'evoluzione di tutte e due le cupole interne e esterne e costoloni che crescono gradualmente. Voglio ringraziarvi per Gianluca perché hai reso la storia leggera, e quindi i fiorentini saranno un po' più contenti, saranno meno appesantiti. Francesco, perché è tutto semplice, guardarti disegnare, capiamo tutto, è una cosa facile per quello che è ipnotico sentirti disegnare, ecco. E Pietro, perché per la chiarezza, hai scomposto una cosa difficilissima e anche sei anche riuscito ad unire il disegno a mano con quello al computer e quindi a farci capire esattamente la potenzialità di quello che è il disegno del futuro.